Cosa succede a Bitcoin? Il mercato perde più del 10%, il prezzo scende sotto i 50.000 dollari, sembra che Elon Musk abbia cambiato idea su cosa si sta buttando. Intanto le banche continuano ad aprirsi a Bitcoin e nuovi sondaggi dichiarano un crescente interesse, eBay prosegue nella sua marcia, ma insomma approfondiamo tutto come al solito dopo la sigla. Eccoci qua signori, bentornati a tutti sul canale del TG Crypto per un nuovo appuntamento con l'informazione nel mondo delle criptovalute. Come detto in apertura, partiamo subito dal crollo del mercato delle criptovalute, perché sì, non interessa ovviamente solo Bitcoin che scende sotto i 50.000 dollari perdendo un 10% abbondante, ma anche tutto il restante mercato, anche Ethereum, ovviamente Doge e tutti i vari follow up che sono nati durante questa settimana come Shiba eccetera eccetera. Alcuni di questi proprio asset, copie di Dogecoin estremamente speculativi, arrivano a perdere anche il 40-50%, ma in generale l'intero mercato si attesta tra una perdita del 10-15-20% in media. Come anticipato, abbiamo parlato di un cambio di idea, di un cambio di rotta da parte di Elon Musk, perché è proprio quello che è emerso da un tweet. Sembra infatti che a distanza di soli 2 mesi dall'apertura e della possibilità di comprare le Tesla, quantomeno negli Stati Uniti, in Bitcoin, vi ricorderete la notizia data anche su TG Crypto, e quindi che Tesla deteneva i suoi nodi, che Tesla deteneva i Bitcoin, non li avrebbe cambiati in valuta fiat, eccetera, arriva il cambio di rotta da Elon Musk, che dice di essere preoccupato, che quantomeno la società è preoccupata dei consumi energetici, dell'impronta di carbonio di Bitcoin, che ultimamente si stanno impennando a loro dire, e quindi sembrerebbe che stiano optando, o quantomeno abbiano già interrotto questa possibilità, quindi l'acquisto di Tesla tramite Bitcoin, e che in futuro stanno cercando una nuova soluzione, quindi una nuova criptovaluta che però ha impronta energetica, quindi ha impronta di inquinamento, costi in meno per transazione rispetto a Bitcoin. Quindi quale sarà il nuovo progetto che riceverà sicuramente un boost eclatante al momento che verrà annunciato da parte di Elon Musk? Ancora non lo sappiamo. Se avete qualche idea, scrivetela nei commenti. Alla luce di tutto ciò, Elon Musk si conferma come un vero influencer, un vero influenzatore dei prezzi, visto quello che recentemente ha fatto cadere il prezzo di Doge e attualmente anche a Bitcoin. Per quanto riguarda le riserve di Tesla, cioè il famoso 1,5 miliardi di dollari che poi sono scesi per quanto hanno venduto, su quello invece non sono state fatte attualmente alcune dichiarazioni, quindi 1,3 miliardi che sono rimasti ce l'hanno ancora a bilancio e al momento non sembra se ne vogliano staccare. Ma proseguiamo, perché non è solo Elon Musk preoccupato dei consumi energetici di Bitcoin, ma questa preoccupazione emergerebbe anche dall'ultimo post della Banca Centrale Europea, proprio tra l'altro a firma di Fabio Pannetta, un italiano che fa parte del membro esecutivo, il quale dichiara che in tutto un lungo post in cui parla dei consumi energetici, dell'inquinamento e quindi degli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni per ridurli, le criptovalute e quindi il mining in generale di criptovalute, quindi compreso anche Ethereum eccetera, andrebbe a vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora e che quindi, a suo dire, sarebbe ora di metterlo al centro delle problematiche, di regolamentarlo e anche eventualmente di tassarlo. Per carità, nessun allarmismo, sono abbastanza sicuro che da qui in avanti tutte le attività produttive riceveranno una sorta di tassazione in base all'impronta di carbonio, quindi all'impronta di inquinamento che rilasciano sul pianeta. Per cui se questo dovesse essere esteso anche al mining, non lo vedo come una cosa negativa, piuttosto lo vedo come un riconoscimento del mining come una qualunque altra attività imprenditoriale. Ma cambiamo totalmente registro proseguendo con il TG, perché se abbiamo aperto in un tono nettamente negativo, ora bisogna un attimino riequilibrare il servizio, per cui andiamo a parlare della continua apertura da parte delle banche nei confronti di Bitcoin, iniziando ovviamente dai colossi americani come Citigroup e JP Morgan, che continuano nella loro avanzata, Goldman Sachs eccetera, nel fornire servizi. Arriva anche però una nuova banca, UBS, che anche loro sono ovviamente intenzionati ad aprire servizi cripto di trading, custodia, eccetera. E anche sul fronte italiano sembrerebbe che, come riporta Fortune, il gruppo Mediolanum sia interessato a fornire servizi di investimento dedicati alle criptovalute. E passiamo oltre, rimanendo sempre in un registro positivo, perché andiamo a riportare le dichiarazioni rilasciate da Mark Yusko alla CNBC. Mark Yusko è un dirigente CEO di Morgan Creek Capital, un fondo di investimento per criptovalute, il quale afferma durante un'intervista che a suo modo di vedere Bitcoin
raggiungerà nel prossimo ciclo di mercato i 200.000 dollari ad unità, o meglio i 235.000 dollari. Ma come siamo arrivati a questa cifra di 235.000 dollari? Beh, semplice. Secondo Mark, Bitcoin in un futuro potrebbe vedersela direttamente con loro, in parte come sta già facendo, però in una nuova funzione, cioè come sottostante per le emissioni di nuove valute o forse delle attuali valute fiat. Qui è tutto veramente molto ipotetico. E quindi, siccome l'oro ha una capitalizzazione di 4 trilioni, se anche Bitcoin la raggiungesse, il prezzo per Bitcoin sarebbe di 235.000 dollari. L'attuale pandemia di Covid-19 ci ha costretto a diventare tutti un pochettino più digitalizzati e in questo slancio, in questa corsa verso la digitalizzazione, emergono i dati risultanti da un sondaggio fatto da Mastercard, secondo il quale il 40% degli intervistati avrebbe intenzione di avvicinarsi alle criptovalute nei prossimi 12 mesi. E quindi, visti tutti i nuovi strumenti che ci sono facilitati per avvicinarsi al mondo delle criptovalute, in primis potremmo semplicemente ricordare PayPal o, come avevamo parlato nel servizio precedente, Revolut, che ora permette anche i prelievi verso altri indirizzi, non è facile immaginarsi come un ulteriore 40% di utenti che entrano in questo mondo potrebbero prolungare questo buon periodo per il mercato delle criptovalute, salvo ovviamente oggi, perché oggi sta scendendo tutto, ma in realtà se guardiamo una visione un pochettino un po' più macro, una visione mensile, possiamo vedere come in realtà siamo in un ottimo periodo. E rimanendo in tema di sondaggi, riportiamo anche i risultati emersi dal sondaggio svolto da New York Investment Digital Group, proprio coloro che erano dietro alla notizia della settimana scorsa, secondo cui le banche statunitensi del 2021 potranno vendere Bitcoin in filiale. Bene, tramite questo sondaggio, che è, ovviamente bisogna dirlo, un pochettino di parte, però fatto sta che tramite le persone intervistate l'80% ha dichiarato che sarebbe favorevole a comprare Bitcoin in banca e poi a farli custodire alle banche. Sebbene questo possa fare inorridire i bitcoiners un pochettino più all'antica, di fatto questo comunque porterebbe ad emergere una nuova bella fetta di utenti che entrerebbero in questo mondo, oltre di fatto a corroborare la tesi secondo New York Investment Digital Group a portare avanti il progetto che entro il 2021 dovrebbe riuscire a portare per l'appunto a comprare Bitcoin in filiale. E proseguendo, torniamo invece a parlare di ETF, perché non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale di approvazione o negazione nei confronti di un ETF su Bitcoin, che l'SEC già si vede ricevere una proposta di ETF negli Stati Uniti per quanto riguarda Ethereum da parte di BanHack. Sicuramente la famosa società di investimento ha visto i prezzi salirsi e l'interesse crescere, intanto si è voluta avvantaggiare proponendo la sua proposta. Ma proprio a riguardo degli ETF Bitcoin, un nuovo documento rilasciato proprio dall'SEC, che sono andati a fare uno studio sui vari fondi di investimento che si sono esposti nei confronti ad esempio di futures su Bitcoin, hanno insomma fatto emergere alcune perplessità che poi di base sono sempre le stesse: i rischi, la manipolazione, il mercato, eccetera eccetera, non è regolamentato e così via. Quindi tutto ciò farebbe pensare che almeno per il momento, nonostante il cambio di dirigenza nell'SEC sia abbastanza crypto friendly, non sembra che almeno per quest'estate, come si poteva pronosticare, qualcuno diceva entro giugno abbiamo un ETF Bitcoin, sembra dopo questo documento che probabilmente entro giugno forse non lo avremo. Ma le preoccupazioni nei confronti di Bitcoin e degli investimenti in Bitcoin non arrivano solo dall'SEC, perché arrivano anche dal governatore della banca centrale inglese, il quale ammonisce tutti quanti nell'investire in criptovalute, in quanto bisognerebbe essere pronti a perdere tutti i soldi investiti. Di certo qui a TG Crypto non siamo nuovi a questi ammonimenti, a questi attacchi e denigrazioni nei confronti del mercato delle criptovalute, le riportiamo ormai da tanto tempo, ormai da anni, e visto in contemporanea cosa ha fatto il prezzo, li guardiamo con un certo sorriso, in quanto sembrerebbero poco credibili. Detto ciò, di fatto non voglio sminuire le dichiarazioni del governatore della banca inglese, che sicuramente avrà le sue ragioni ed è un'istituzione, e più volte qui su TG Crypto abbiamo riportato di come ci siano stati scam, truffe, rug pull, bug nei smart contract eccetera, che hanno portato al furto di fondi, ma questa sostanzialmente la maggior parte dei casi è stata dovuta ad una mala gestione dell'asset e non all'asset in sé. E se da una parte abbiamo Elon Musk che cambia idea e quindi sembrerebbe togliere la possibilità di acquistare Tesla in criptovalute o quantomeno in Bitcoin, e dall'altra abbiamo Palantir, il colosso statunitense per la creazione di software di analisi, a cui dietro altro non c'è che un po' di meno che Peter Thiel, colui che fondò anche PayPal proprio insieme a Elon Musk, che invece si apre alle criptovalute e hanno intenzione di vendere i loro servizi di analisi
in criptovalute, principalmente presumo in Bitcoin, e in seguito potrebbero anche andare ad inserire Bitcoin all'interno del loro bilancio, proprio come ha fatto Tesla. E in conclusione riportiamo come solo a distanza di una settimana dall'annuncio che riportammo proprio nel servizio scorso del TG, in cui dichiarammo come eBay era intenzionata a studiare criptovalute come sistemi di pagamento e l'integrazione degli NFT, ora Reuters ci riporta come effettivamente siano andati molto avanti e di fatto gli NFT li abbiano già integrati, diventando così il primo vero e proprio e-commerce che vende NFT. Prima ho detto NFT, vero? Ho sbagliato. NFT. Ebbene, signore e signori, anche per questa puntata è tutto. Vi ho riportato le news che in questa settimana hanno sconvolto e risconvolto più volte il mercato. Spero siano state di vostro gradimento, che il servizio vi sia piaciuto. Lasciate ovviamente un mi piace qui sotto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E come al solito ringraziamo lo sponsor di questo lavoro, che è The Rock Trading, il primo exchange in Italia. Detto questo, vi aspetto alla prossima puntata, cioè a giovedì prossimo.